Nel 99 lavoravo a New York da Gagosian Gallery. È stata un'esperienza fantastica, molto interessante e formativa, ma che non sentivo profondamente mia, perché le dinamiche, le scelte di una galleria a New York sono molto diverse da quello che si vive quando poi si sta a Palermo, come è logico. E allora, tornato a Palermo, sentivo il desiderio, l'esigenza di costruire qualcosa che non c'era. E un giorno parlando con Enzo Cucchi mi disse proprio, cioè sintetizzò questo mio pensiero e mi disse: se ti manca qualcosa fatela da solo. E lì nacque l'idea di aprire un piccolo spazio nell'appartamento dove abitavo prima, la Vucciria. Ho ritagliato due sale e, con il supporto di Marco Cingolani, e questo è molto bello perché la galleria è nata col sostegno e con la complicità di un artista. E così nacque l'idea di iniziare una piccola home gallery. E in breve tempo ci accorgemmo che la gente rispondeva alle nostre proposte, sia gli artisti che invitavamo, sia il pubblico che veniva numerosissimo. Con la mia socia di allora, che era Pamela Erbetta, e con Francesco Giordano, che mi è stato sempre vicino in questi anni, iniziammo a intensificare la nostra attività, invitando gli artisti a risiedere da noi per un periodo a fare delle mostre. E le prime scelte guardarono agli artisti giovani siciliani, che se ci rendevamo conto che c'era un fiorire, c'era un'attività interessante. E poi piano piano guardammo anche fuori a quello che succedeva nel resto d'Italia e nel mondo, e ci rendemmo conto che c'era molto interesse e curiosità su Palermo da parte di artisti internazionali. Iniziamo a invitarli da noi a fare un progetto. E piano piano ci accorgemmo che anche l'Italia ci stava guardando, ci invitavano alle fiere. E tutto in maniera molto naturale, spontanea, senza troppa attenzione in effetti per il mercato, ma guardando più ai sentimenti, al desiderio che c'era di creare qualcosa, nacque la galleria. Con gli artisti ci scegliamo in qualche modo, non ho delle scelte strategiche, non guardo in genere al mercato, perché in Sicilia il mercato ha delle dinamiche molto, molto locali, va costruito, quindi difficilmente cerco l'artista che in questo momento si sta vendendo da matti a Parigi o a New York, perché non troverebbe la stessa risposta qui in Sicilia, sarebbe un po' una delusione, ma forse poi anche non è l'artista giusto, perché gli artisti devono essere quegli artisti che scegliamo noi o gli artisti che scelgono noi. Sono sempre artisti molto empatici, che entrano molto in sintonia con le atmosfere locali, con l'energia del luogo, con i sentimenti del luogo, con quello che la Sicilia offre e richiede. E allora cerchiamo di trovare degli artisti che possano percepire questi stimoli e trasformarli sulla base della loro estetica, della loro arte. E allora è un po' una sfida, è un po' una sfida alla Sicilia del Gattopardo, che vogliamo un po' buttarci alle spalle per guardare una Sicilia nuova, fatta anche di persone nuove che vogliono costruire una società più creativa, più giusta, meno legata a delle dinamiche che hanno fatto soffrire questo territorio. Quello che ho sentito sempre molto forte come impegno è quello di riuscire a continuare con costanza, anche senza grandi clamori, ma offrire un'offerta continuativa, costante. Le linee di lavoro che abbiamo intrapreso sono una, certamente quella a sostegno e a promozione dei giovani artisti siciliani, anche meno giovani, o non so, come artisti come Francesco Simeti o Manfredi Beninati, che sono artisti assolutamente affermati, che hanno una storia importante, hanno un mercato già solido, e poi artisti meno affermati, più giovani, che stanno costruendo la loro storia e che hanno bisogno di essere portati alle fiere, essere proposti all'estero, fatti conoscere. Ci sono artisti che hanno camminato con noi sin dall'inizio e che oggi raccolgono frutti importanti, come Loredana Longo, che lavora con noi dal 2005 e che in questi giorni vediamo una mostra stupenda alla GAM, che è una piccola celebrazione del suo lavoro, finalmente in Sicilia, di ottimo livello, mentre fuori aveva già avuto conferme importanti. Oppure potrei dire anche Benny Kirko, che è iniziato giovanissimo con noi e che oggi sta
sta lavorando con delle buone gallerie nel nord Italia, anche in Inghilterra. Non posso non citare Stefania Galegatti, che nel 2007 venne da noi per una residenza e poi scelse di vivere a Palermo ed è rimasta qui, dove ha messo in piedi anche una bellissima famiglia ed è un po' anche la nostra famiglia adesso. Poi ci sono gli artisti che vengono da fuori e che si sono innamorati della Sicilia, con i quali abbiamo costruito un rapporto costante, come Liliana Moro oppure Pearl Barkley. Tutti e due si sono legati profondamente alla Sicilia, nonostante siano artisti già di una generazione che ha fatto cose molto importanti. Si sono rimessi molto in discussione con un lavoro freschissimo. È importante per me in qualche modo spiegare che l'identità della galleria, pur trovandosi fisicamente a Palermo, è un'identità che abbastanza velocemente si è espansa a tutta la regione. Nel senso, in Sicilia non puoi prescindere dall'essere siciliano, mentre una galleria di Milano o di Venezia, data probabilmente l'importanza delle città, connotata e caratterizzata dalla dimensione cittadina, la realtà in Sicilia si espande sempre su tutto il territorio, che tu voglia o no. In breve tempo noi abbiamo iniziato ad avere dei rapporti molto molto belli con collezionisti e artisti di tutta la Sicilia. Si è creata immediatamente un'asse con Catania, che è l'altra realtà forte del contemporaneo in Sicilia, però anche un rapporto subito molto intenso con realtà come Antonio Presti, Fiumara d'Arte, la Fondazione Orestia. Ci siamo accorti in breve tempo dei collezionisti di Agrigento, le fabbriche chiaramontane. Ci siamo accorti che in qualche modo era facile interloquire con realtà anche abbastanza distanti in termini di distanza chilometrica, però molto vicine nello spirito. È chiaro che dall'inizio della nostra attività abbiamo cambiato molto, ne sono certo, cioè, ci siamo molto adattati a quello che abbiamo mano a mano conosciuti, ma saremmo stati folli, penso, se non l'avessimo fatto, pur conservando un certo rigore, una linea nel lavoro al quale non abbiamo mai abdicato. Cosa mi diverte di più? Probabilmente il rapporto con gli artisti, che sono delle figure straordinarie, quando sono veri, quando sono dei veri artisti, sono come posso dire, delle calamite che percepiscono le energie universali con tutta la forza che queste trasmettono, ma anche con le tensioni, le difficoltà che alle volte si legano. Gli artisti sono la nostra croce, la nostra delizia, ci fanno stare benissimo, ci regalano delle visioni straordinarie, ci aprono degli orizzonti che difficilmente potremmo percepire, però alle volte anche creano delle tensioni e delle contraddizioni fortissime dalle quali ne usciamo spesso molto ammaccati, ma di questo li ringraziamo, li andiamo a cercare e vogliamo stare con loro perché sono da sempre nella storia dell'umanità degli sciamani, delle figure fondamentali alle quali riferirsi. Guai a una società che non ne abbia, che non siano liberi e che non abbia le loro visioni. Quest'anno abbiamo compiuto 10 anni di attività e abbiamo battuto il tempo con l'apertura di un nuovo spazio. Una nuova galleria più grande, un poco più classica rispetto alla home gallery che ci ha caratterizzato in questi 10 anni. Finalmente ho un ufficio, mentre prima facevo tutto nella cucina di casa. Però questi 10 anni vogliono essere la base su cui costruire una nuova giovinezza. E quindi, oltre le linee di lavoro di cui abbiamo già parlato, il programma di residenze che portiamo avanti da molti anni con Laura Barreca, abbiamo iniziato una nuova collaborazione molto proficua con Agata Polizzi, abbiamo consolidato il nostro rapporto con Valentina Bruschi, che ci ha sempre seguiti e affiancato, e mi piace molto che il mio team di lavoro sia tutto il femminile. Le prospettive per questo nuovo decennio che spero ci aspetti davanti sono, oltre a quelle di continuare il lavoro già intrapreso con gli artisti della galleria,
di invitare nuovi artisti internazionali a risiedere da noi, a tirare fuori dei bellissimi progetti. E da marzo di quest'anno abbiamo inventato questo Project Wall, cioè abbiamo dedicato una parete di 3 metri per 3 all'interno della galleria a dei progetti con artisti giovanissimi che non hanno una galleria che li rappresenti e che vogliono per un mese esporre il loro lavoro. È slegato da vincoli di essere rappresentati o con opere che costino anche molto, costino poco, costino meno rispetto a quello che ormai, diciamo, dopo 10 anni di lavoro possono essere gli standard dei prezzi in galleria.